Un approfondimento sulle tecniche della scultura è quantomeno necessario, poiché Vincenzo Gemito sperimenta molti dei materiali utilizzati in questo campo e predilige i meno consueti, come la cera e la terracotta, a discapito del marmo che, come dice Savinio, gli era odioso perché non cedeva alle dita. Data la sua durezza, infatti, la pietra non può essere lavorata direttamente con le mani, ma lo scultore deve servirsi di altri strumenti. Nel procedimento canonico, grossi scalpelli a punta servono a dare al blocco una prima sgrossatura. Le forme vengono poi abbozzate con uno scalpello a taglio detto gradina. Con unghietti, puntini e trapani vengono definiti sottoquadri, cioè quelle parti rientranti in profondità. Infine, la superficie è levigata con l'uso di lime. Gemito realizza solo quattro sculture in marmo: due ritratti, uno di Zingara e uno della seconda moglie Anna, e due commissioni ufficiali. Nel 1872, su domanda del ministro della pubblica istruzione Cesare Correnti, inizia a scolpire il Bruto, che aveva realizzato in terracotta come saggio annuale del pensionato romano, ma si ferma all'esecuzione del solo braccio. Nel 1886, dopo un anno di elaborazione del bozzetto in cera, decide di passare alla composizione in grandi dimensioni e alla riproduzione marmorea del Carlo V, voluto dal re Umberto I per una delle otto nicchie vanvitelliane della facciata del Palazzo Reale di Napoli. Un errato calcolo della grandezza del marmo in cui cavare la figura lo costringe a modificare la posizione della mano destra del personaggio già nel bozzetto in gesso. Ma quando la variazione viene riportata nel marmo dallo sbozzatore Antonio Pennino, l'ira di Gemito si rivolge contro di lui, perché ritiene che ne risulti variato ed indebolito tutto l'assetto della statua. Lo scultore può affidare la traduzione in marmo ad un aiuto grazie alla pratica della messa ai punti, cioè del riporto delle misure dal modello al blocco, partendo dai punti più sporgenti mediante il filo a piombo. Per quanto riguarda i materiali più amati dal nostro scultore, la terracotta o creta è una sostanza argillosa che rientra nei prodotti ceramici. Questi si distinguono a seconda dell'impasto, della coperta e della gradazione di cottura in prodotti a corpo poroso e prodotti a corpo compatto. Dei primi fanno parte la terracotta, senza rivestimento e colorata per la consistente presenza di ossidi di ferro, la maiolica, con rivestimento trasparente o opaco, e la terraglia bianca. Dei secondi, invece, fanno parte la porcellana bianca e il grès colorato. La modellazione avviene per la pressione delle dita sull'impasto e tramite incisione per i dettagli. Quindi si procede all'essiccazione, durante la quale il composto argilloso perde una grande quantità del suo contenuto d'acqua, diventando compatto. E infine la cottura in fornace, che per la terracotta è a 750-800 gradi centigradi. In particolare, Gemito, forse per distanziarsi ancora una volta dall'odiata pietra, non compone secondo la maniera tradizionale per via di levare, ma piuttosto per via di porre, cioè partendo da forme cave fin da principio in cui il materiale viene sovrapposto a partire dalla base dell'opera fino a chiuderla nella zona più alta. La cera, invece, è una sostanza organica, un tipo di lipide, di origine naturale o artificiale, insolubile, con basso punto di fusione, aspetto traslucido e malleabilità a temperatura ambiente. La più diffusa in campo artistico è la cera d'api, secreta appunto dalle api operaie di età compresa tra i 12 e i 17 giorni. Altre cere di origine animale utilizzate sono la lanolina, ricavata dalle ghiandole sebacee della pecora, e in qualità minore la spermaceti, ottenuta dal grasso di balena. Di origine vegetale, invece, è la cera di carnauba, ottenuta dalle foglie di una palma, e infine la ceresina, di origine minerale. La cera è un materiale estremamente delicato, sensibile al calore, soggetto a raccogliere polvere e ad invecchiamento, e quindi irrigidimento e fessurazione, in relazione anche al substrato in gesso. Come la terracotta, può essere modellata semplicemente a mano, ma Gemito sceglie un procedimento più elaborato, riconducibile alla fusione a cera persa usata nella scultura in metallo. Nella fusione a cera persa si parte da un modello in argilla, eventualmente rafforzato con un'armatura di ferro, che viene rivestito in cera e quindi ricoperto da uno strato di terra fornito di un sistema di capillari per il deflusso della cera e di sfiatatoi per la fuoriuscita di aria e vapore. L'intero composto viene cotto in forno, cosicché la cera si fonde e viene eliminata e le due masse si consolidano. Nell'intercapedine che ne risulta si getta il metallo fuso che, solidificandosi, riproduce il modello iniziale.
Sia il cappotto che l'anima di terra sono quindi rimossi e vanno persi. Per ovviare a ciò, Gemito adotta un'evoluzione del metodo classico, cioè la creazione di un negativo a tasselli che, salvando la matrice, ne permetta la riproduzione in serie. Proprio questo metodo è da lui usato anche per la scultura in cera. Egli plasma un modello in creta da cui ricava un calco in gesso diviso in tasselli, stacca e ricompone i tasselli a parte e dentro vi cola un primo strato di cera molto fluido che può inserirsi in ogni intaglio. Quindi aggiunge uno strato più compatto, facendolo aderire a quello precedente premendo con le dita, lasciando così le impronte nella cera. Infine inserisce una gettata di gesso per dare resistenza e stabilità. Per concludere il discorso sulla scultura in bronzo, bisogna aggiungere che una volta tolti i tasselli è eseguita una finitura a freddo. Con il cesello sono precisate le forme, come le articolazioni dei corpi o le pieghe degli abiti. Con il bulino sono incise le linee più sottili, come capelli e sopracciglia, e ottenuti effetti speciali di granulosità delle superfici. Con la lima e il rascatoio la superficie è ripulita dalle pelli a diffusione e con osso di seppia e pietra di grana fine è attuata una lustratura finale. Un'ultima operazione può essere la patinatura, cioè la coloritura della superficie tramite l'immersione del bronzo in bagni di sostanze diverse o il riscaldamento al fuoco. Generalmente l'opera dell'artista termina con la modellazione del pezzo in argilla o cera, frutto della sua fantasia ed abilità, mentre tutte le operazioni successive sono affidate agli artigiani della fonderia. Gemito però sente il bisogno di seguire le sue opere anche in fonderia, tanto da aprirne una sua prima nel suo stesso studio al Moiarello e poi in via Mergellina tra il 1883 e il 1885, grazie all'aiuto del barone de Mesnil. Oltre a queste piccole avventure, la fonderia a cui Gemito si rivolge maggiormente è la fonderia Chiurazzi, alla quale, alla morte dell'artista, la figlia Giuseppina, che custodiva l'intero corpus delle opere del padre, continua a commissionare delle fusioni, facendo tra l'altro apporre non il timbro della fonderia, ma quello di Gemito, creando così delle difficoltà di datazione e valutazione delle opere.